sabato a Via il Baiardo contro i sardi dell'Lusinese. Piccola curiosità tra i vincitori dei campionati regionali che poi andranno a affrontare eventualmente il Torino di Quinto, figura anche il Brizen, la piccola realtà del Trentino Alto Adige, che già anche lo scorso anno affrontò in finale i ragazzi Pau Testa. Probabilmente, insomma, non sarà questo l'epilogo per questa stagione. Vediamo però il filmato tra Tor di Quinto e Usinese. Una qualificazione ipotecata all'andata e gestita al ritorno. Due vittorie in altrettante gare sull'Usinese proiettano il Tor di Quinto verso i quarti delle finali Scudetto Juniores. Sulla sabbia del comunale di Usini, il Tor di Quinto parte bene. Corner di Marioni, Pischedda gira al volo, Tanca si rifugia in corner. Dalla bandierina ancora Marioni, Commini prende il tempo per il colpo di testa e sfiora la traversa. Poi sul calcio di punizione in area di Silvestro, Proietti prova a piazzare l'esterno sinistro e manca di poco il bersaglio. La prima iniziativa sarda è un destro di Fonnesu dal limite alto sulla traversa. Ma al 18esimo Cruz pesca in profondità Pischedda che brucia Ghiani in velocità e supera Tanca con un diagonale che il portiere di casa riesce solo a toccare. Rabbiosa la reazione dei padroni di casa, palla buona sul destro di Fiori, attento De Simone in chiusura. Poi altro destro di Tedde alto sulla traversa. Alla mezz'ora ancora bravo De Simone sulla conclusione a giro di Fonnesu. Forse nel momento migliore dell'Usinese il Tor di Quinto raddoppia. Volata di Canute sulla destra, cross basso in area, destro deve solo spingere in porta. Il finale di tempo è tutto per i campioni d'Italia, deviazione al volo di Marcelli, Tanca se la cava in due tempi. Poi punizione di Marioni, Tanca vola sulla sua sinistra e si rifugia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, testa di Commini che sfiora il palo a portiere battuto. Nella ripresa il Tor di Quinto controlla e lascia l'iniziativa ai padroni di casa, che però se si esclude un calcio di punizione di Tedde controllato a terra da De Simone, di fatto non sono mai pericolosi. Finisce così 2-0 per il Tor di Quinto, che in casa può gestire la qualificazione. Paolo Testa opera qualche cambio, l'avvio di gara è lento. Prima iniziativa di Marca Sarda, cross di là e girata di testa di Zappino, smorzata dal corpo di Marcelli e comoda per la presa di De Simone. Il Tor di Quinto non ha alcun interesse ad accelerare il ritmo, ma al 17esimo si ritrova in vantaggio. Punizione in area di Silvestro, ma al destro colpo di testa di Baldino, che finisce col superare un sorpreso Iba. Chiuso definitivamente il discorso qualificazione, il Tor di Quinto può giocare sul velluto. Canute offre un perfetto assist a Ciavarro, che però perde il tempo per la conclusione e viene chiuso in corner da Ghiani. Poi è Lunetta a sfiorare il gol del raddoppio con un colpo di testa che pizzica la parte alta della traversa. In avvio di ripresa, destro insidioso di Fonnesu, alto di poco sulla traversa. Poi di nuovo Tor di Quinto, destro di Ciavarro dal limite, Iba si allunga e respinge. Dalla parte opposta, destro di Tedde, controllato da De Simone. Al 16esimo, dopo una bella azione manovrata, Berillo smarcato in area, ha anche il tempo di prendere la mira, ma Iba è bravissimo e si rifugia in corner. Passano due minuti e Marioni si libera bene in area e in diagonale mette a segno la rete del raddoppio. La seconda metà della ripresa diventa così una passerella, Berillo manca di poco il bersaglio con un bel sinistro al volo, cambio di fronte e Marcelli nega a Zappino la gioia del gol respingendo sulla linea il suo colpo di testa. Poi di nuovo Tor di Quinto, il neo entrato Civita anticipa Iba sotto porta ma non trova lo specchio. Usinese ancora sfortunata al 34esimo, con Cruz che toglie dalla porta un destro al volo di Zappino a colpo sicuro. È l'ultimo lampo della gara, il cammino dell'Usinese si ferma qui, mentre il Tor di Quinto è già proiettato verso i quarti di finale. Allora torniamo nuovamente in una discoteca, questo discoteca, studio. Esatto. E andiamo da Enrica. Enrica. Sono arrivati come sempre tantissimi messaggi, oggi in particolar modo per i ragazzi che sono nostri ospiti. Il primo messaggio che vi vado a leggere ce l'hanno inviato un gruppo di mamme del gruppo dei 96 della nuova Tor Tre Teste, che ci scrivono: umiltà e sacrificio, questa è la chiave per poter vincere e voi ci siete riusciti insieme perché siete un grande gruppo. Il prossimo messaggio che vi vado a leggere invece ce l'ha scritto nonno Lucio. E scrive: a Simone Bisogni, mio nipote, e ai suoi grandi colleghi, oggi mi avete emozionato, vi voglio bene. Siete grandi perché il vostro gioco pulito ha fatto emozionare tutti. Avete dedicato la vostra vittoria ai vostri genitori per tutti i sacrifici che hanno fatto per voi. E grazie in particolare a Mister Di Nunno.
Poi un altro messaggio sempre per i ragazzi della nuova Tor Tre Teste: grazie ai ragazzi di Mister Di Nunno per la grande vittoria, sono tutti speciali e tutti hanno contribuito a questo grande risultato. Forza ragazzi, ora si parte alla conquista del titolo nazionale. Poi ci scrive anche su Facebook Giulia Giacomini: complimenti alla nuova Tor Tre Teste per questo campionato splendido e per l'eccezionale traguardo raggiunto. Continuate sempre così. Io vi ricordo il nostro numero, che è il 331-56-33213. Continuate a scriverci anche su Facebook. Mi sa che domani sì, Giacomini avrà più o meno 15 nuove richieste di amicizia in più. Comunque, intanto non abbiamo salutato Daniele, che dalla panchina è venuto in poltrona. Buonasera. Allenatore in seconda, quindi l'ombra di Alessandro. In panchina lo conosciamo, però se dovessi spendere un aggettivo per definirlo? Noi, diciamo, il nostro rapporto è iniziato perché in precedenza c'era un rapporto d'amicizia, quindi ci conosciamo già da un po' di tempo. È un ragazzo fantastico, a parte molto preparato, questo mi sembra anche piuttosto evidente. Ma comunque è un ragazzo di gran cuore, un ragazzo che si impegna tanto, lavora, veramente è meritato, tutto questo è meritato. Insomma, un bel attestato di stima. Anche se no, lo facciamo. Invece, Mauro, oggi faceva molto caldo, nella cornice del Superga, devo essere sincero, avevo qualche perplessità per l'impianto, l'organizzazione è stata ottimale, probabilmente parcheggio e posizione per le telecamere non erano al 100%, comunque una buona riuscita, però facevano comunque 30 gradi. Come hai gestito questi ragazzi con questo caldo importante? Ma i ragazzi si sono gestiti da soli in realtà, perché comunque quello che gli va fatto merito è proprio il fatto che loro da inizio dell'anno hanno intrapreso una strada tutti insieme, un percorso tutti insieme, ed erano convinti di poter arrivare fino in fondo, e questo l'hanno fatto mettendo in pratica tutta una serie di atteggiamenti e di comportamenti positivi sia all'interno del campo che fuori dal campo, ivi compreso quello dell'alimentazione, la corretta alimentazione nei giorni precedenti alla gara, nella corretta idratazione. Quindi mi hanno facilitato il compito, devo dire la verità. Insomma, poi sono stati bravi loro e bravo il mister a saper dosare anche le energie, perché insomma, come avete detto voi, il caldo era notevole. Insomma. C'è una pedina che da anni segue tutti i gruppi d'Orte e Teste, quest'anno l'ho visto anche farsi le foto domenica scorsa all'Urbe Tevere, già insomma consapevoli che sareste arrivati in finale, ovviamente. Parlo di Orazio. Ragazzi, una persona che vi ha sempre al vostro fianco. Prima di chiedere proprio a Orazio, vorrei chiedere a ognuno di voi, o comunque a chi se la sente, qualche impressione su Orazio, che alla fine può essere considerato uno di voi, a chi è passato il microfono ormai. Chi va? Capitano. Sempre capitano. E niente, Orazio è sempre quello che ci richiama all'ordine, che appena esageriamo o assumiamo un comportamento scorretto è quello che ci fa tornare sulle righe, diciamo. E poi diciamo che è anche un educatore, non solo un dirigente, è una persona di cuore, buona, che ci vuole bene, ci considera come i suoi figli, cioè. E è stata, penso, un'emozione forte anche per lui oggi. Orazio, oggi era un bel derby, fra te e Gianfranco Fabiani dall'altra parte del Savio, l'ho visto poi commuoversi anche mercoledì, insomma era una gran bella scena. Perché anche perché Gianfranco è stato anche per qualche anno, diciamo, anche massaggiatore, diciamo, in società da noi, e abbiamo fatto delle piccole esperienze insieme, tipo per esempio andare a giocare un torneo su Acervia con i ragazzi del 91, che poi alla fine dopo abbiamo vinto. E oggi avete vinto appunto questo ennesimo titolo regionale, frutto di un grande lavoro che la società sta facendo negli ultimi anni. Vediamo però intanto, Cristiano, come sono arrivate le squadre alla grande finale. Ovviamente mercoledì non vi abbiamo ripreso, ragazzi, perché lo davamo un po' per scontato dopo il 4-1 a Via della Pisana. Però vediamo intanto il Savio mercoledì contro la Viterbese, che cosa ha fatto, e poi vedremo ovviamente il servizio sulla finalissima.
Buonasera amici del grande calcio giovanile, da Simone Cervellini in voce, da Matteo Latini alle riprese televisive. Oggi si decide chi occuperà il primo tassello della finale del campionato giovanissimi Elite che si terrà domenica a Ciampino. Savio o Viterbese, lo sapremo fra 80 minuti. Ecco il cross, il pallone di testa di Bonaventura, il pallone sfiora l'incrocio dei pali. Sare, il pallone che resta lì, Savatteri libera come può. Ne resta al limite dell'area del Savio, attenzione, pallone scodellato al centro, Provenzano, e c'è la parata di Poli in due tempi. Eccolo il lancio verso Franci e Diez, il colpo di testa di Diez e poi l'uscita a mani aperte da parte del portiere Sorato. Sbarzaglia, tenta il lancio verso Franci, attenzione Franci, il tocco! Una deviazione, pallone che stava per finire in calcio d'angolo, pallone invece recuperato da Chiaranda. Ghezzi, cross sul secondo palo, colpo di testa, pallone resta lì, c'è una conclusione e la palla finisce in rete. Vediamo un po', non è gol, non è gol, si continua a giocare, sembrava gol questo della Viterbese. All'indietro Savatteri, il tiro ribattuto, ancora Savatteri, vince il ripalo, Savatteri non trova lo specchio della porta. Mastro Pietro, attenzione, Mastro Pietro! Pallone che termina un paio di metri alla sinistra di Sorato. Si spenge sopra la traversa e su questa conclusione del numero 7 di Conticchio termina l'incontro, dunque 0-0 tra Savio ed Urbetevere. Risultato che premia i ragazzi di Muzzi, l'esultanza giustificata dei giocatori qui al Raimondo Vianello. Dunque Savio che si qualifica e festeggiano i giocatori e la panchina per questo approdo nella finale di Ciampino, seconda finale consecutiva dunque per il Savio. E allora rientriamo, quindi ancora qualche istante di pazienza per vedere appunto le immagini di oggi. Comunque Alessandro, come hai detto, un Savio molto, molto combattivo, molto coriaceo fin proprio alla fine. Un Savio che ha venduto cara la pelle fino all'ultimo minuto, è stata una partita difficile, una finale sicuramente secondo me non bellissima dal punto di vista del gioco, però poi entrano ecco, in gioco delle emozioni, delle situazioni che vanno fuori all'aspetto tecnico, quindi è stata una partita sicuramente difficile. Ecco. E nuovamente un colpo di testa che praticamente vi ha aperto a torte e teste il tetto della regione, come 2 anni fa. Sì, ci sono state diverse analogie.